La razza Wiener Füllnisse-Brillenschaf è la razza più antica dell'Alto Adige. E tipico per questa razza è che ha una carne molto fina, la struttura è molto buona e anche la lana è di ottima qualità. Ha la miglior qualità di lana di tutte quelle razze alpine, è un incrocio della razza bergamasca, della razza padovana e del Brillenschaft. E questo l'incrocio l'hanno fatto per la lana. La lana alpina grezza sempre un po' perché bisogna, se no non riescono a sopravvivere all'inverno. Ma di tutte quelle razze alpine ha la miglior qualità di lana e è anche sempre molto apprezzata. Dagli anni 97 siamo andati a Bruxelles e lì abbiamo lasciato registrare questa razza vecchia di questa valle. Venuti su con me in Malga erano 55, 350 pecore, no di più quella volta. E dopo le hanno viste e dopo da quel momento in poi è stato conosciuto come nazionale. C'è un'associazione qua in valle di un po' di contadini che si sono messi insieme per proprio cercare di portare avanti questa razza che è speciale dai segni che ha la pecora stessa in faccia, gli occhiali e l'orecchio. Vanno molto bene in montagna, non sono pesanti, vanno fuori quasi come una capra, un po' dappertutto. Ci dà veramente una mano a tenere i prati e le malghe come devono essere tenute. Progetto Tirol Wool è di lavorare con la lana autoctona dei nostri territori è nata quando abbiamo iniziato a considerare l'importanza della connessione alla nostra cultura come proprio persone che vivono in montagna. Noi che facciamo in saliva un prodotto per chi va in montagna e vive la montagna. Questo aspetto è molto importante perché la lana, non solo da noi, ma in tutto il mondo, ha vestito e protetto gli esseri umani da sempre dal freddo e anche dal caldo. Una parte importante del progetto è proprio la collaborazione con gli allevatori del posto, cioè di avere questo contatto personale, di vedere come vengono tenute le pecore, come vengono allevate, tenute, anche la relazione o l'impatto sull'ambiente è molto, molto interessante. L'ovatta pura in lana tirolese ci ha dato dei limiti a livello di morbidezza al tatto e di poter essere impacchettato nello zaino e perciò abbiamo fatto altre ricerche, altre prove, abbiamo fatto delle miscele. Abbiamo incontrato una tecnologia molto nuova che utilizzava dei minerali che lavoravano sullo spettro dei raggi far infrared e immessi nelle fibre riflettevano sul corpo e aumentavano così il valore termico, del capo e il comfort del corpo. Ich bin jetzt 2 Jahre erst aus der Kaufland. Ja, halt um, Leute, haben wir hier einen Gasherd oben gehabt, nicht? Risch, Holzherd oben, nicht? Aber wenn der Wind gekommen ist, habe ich in der Hütte drin nachgehört. Weil das Ding hat auch nicht funktioniert, der Kamin. Es ist nicht so leicht, wie man es denkt. Being a shepherd is tough. It is not an easy life. It's a place where you can live, you have to live
if there's a storm, if the wolf comes, if there is danger outside, it's not only beautiful pictures and a lovely scenery, it is life. Se hai su 300-400 pecore, che ce n'è sempre una che magari ha mal di gamba, una che ha un agnellino piccolo che non prende la latte, che deve portare in stalla e non ce n'è, no? Le deve legare da qualche parte o lo lascia fuori e spero che tutto va bene. No? Ci sono anche giorni che il tempo non è così bello e ci sarebbe difficile stare su, e allora ci sarebbe ben bisogno della casetta che si rifà, anche per dare le condizioni al pastore di lavorare meglio, di vivere meglio su. And one thing that struck us very, very strongly was the fact that the place with the shepherd has to stay for months and months with his sheep is in a very bad state. E noi abbiamo deciso di mettere qua una nuova baita in due piani. Il piano sotto è posto, questo è molto importante per pecore che sono feriti. Dietro facciamo un posto per cose con quale si lavora e un po' di mangime, e sopra vogliamo che il pastore o anche la famiglia che resta qua, che lei viva sopra di questa stalla, come era tanti anni fa, si faceva così, sotto la stalla e sopra si viveva. È un bel progetto per tutti i contadini nella nostra valle e vogliamo tirare avanti quel progetto come sindaco e anche come giunta comunale. This is what moved Saleva to support the people in Val di Furnes to rebuild the hut. And we are very proud to be able to do it, to give some support, some physical support to this way of living, to this livelihood. And it is a chance. It's beautiful, and we want to share it also with as many people as can connect to this project and to this wish to improve the hut.